Elisa Isoardi ha detto no a un programma su Rai 2, ecco cosa ha rivelato. La conduttrice di Linea Verde Life ha rivelato di aver rifiutato di presentare un programma su Rai 2. Oggi Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del periodico Gente. E in questa circostanza ha rivelato un retroscena sul suo lavoro. Di cosa si tratta? Ha dichiarato di aver ricevuto recentemente la proposta di presentare una nuova trasmissione nel daytime della seconda rete Rai, aggiungendo che dopo averci riflettuto attentamente ha preferito rifiutare. Mi hanno confermata a Linea Verde Life che quest'anno cambia nome e si chiama Line Verde Italia e ne sono felice. Ma confesso che mi avevano proposto la conduzione di un daytime su Rai 2. Ho però detto no. La presentatrice di Rai 1 ha comunque tenuto a dire di essere onorata della proposta, anche se poi alla fine ha deciso di rifiutarla. Elisa Isoardi ha svelato il motivo per cui ha deciso di non presentare la trasmissione su Rai 2. Successivamente la conduttrice di Linea Verde Life, che dal 14 settembre cambierà titolo con Linea Verde Italia, ha confessato anche il motivo per cui ha deciso di non condurre nella prossima stagione TV questo programma sul secondo canale Rai, non facendo mistero di aver pensato che sarebbe stato un grosso rischio. Sto bene dove sto, volevo consolidare i risultati raggiunti. Mi piace molto il programma che conduco. Ho aspettato tanto di tornare su Rai 1. Era giusto stare qui, fare quel famoso passo indietro rispetto alla visibilità che ti dà una trasmissione quotidiana, realizzata in studio. Avrà preso la scelta giusta? In effetti nella scorsa stagione TV, grazie a Linea Verde Life Isoardi ha ottenuto un grande successo dopo le delusioni registrate alla conduzione di un programma domenicale su Rai 2. La presentatrice torna a parlare del periodo in cui ha sostituito Antonella Clerici alla Prova del Cuoco. Nel momento in cui la Clerici è rimasta incinta della sua prima e unica figlia è stata sostituita alla guida della Prova del Cuoco da Elisa Isoardi, la quale sulle pagine dell'ultimo numero del magazine Gente non ha fatto mistero di aver ricevuto in quel periodo critiche, anche molto feroci. Tuttavia con il passare del tempo fortunatamente gli spettatori a casa hanno cambiato idea nei suoi confronti, iniziando ad apprezzarla. Ne ho ricevuto di critiche e sono state anche brutali. Ma poi, passo dopo passo, grazie alla perseveranza e all'impegno, il pubblico ha iniziato a conoscermi e ad apprezzarmi. Quel periodo la presentatrice di Linea Verde Life lo considera un po' come un'università della vita.